Potrei dire che questa avventura è iniziata un giorno per caso e passeggiavo di qua e appunto facevo questa strada verso Maniago Libero. E ho visto un gruppo di persone, tra i quali Lorenzo che conoscevo, che erano alle prese con badili e cose strane. Allora ho chiesto cosa facessero e loro mi hanno detto: oh, facciamo una chiesa. Ho pensato tra me, un bel gruppo di sognatori questi. E quando sono ritornata indietro, loro mi hanno detto che appunto se volevo però partecipare avrei potuto fare la decorazione. Io ho detto sì. Ho visto che la chiesa aveva questa bella forma a una navata e con questa bellissima architettura, tutto con questi toni bruciati e marroni. E poi si apriva con questo raggio di travettini a chiudere, diciamo, l'abside con questo occhio di luce. L'occhio di luce sta proprio quasi sopra l'altare, che anche questo è composto da un'antichissima colonna di recupero. Anche il Cristo ligneo è stato donato, è un bellissimo Cristo espressivo, molto vecchio, data la fattura. Io prima avevo preparato tutto Sì, il arrivavo. bozzetto grande, come si fa con i cartoni anticamente, no? Che riguardava tutto interamente così, in scala. Poi un pezzettino alla volta, partendo dal centro, arrivavo e bucavo e trasferivo con la polvere il disegno di sotto. E poi mi improvvisavo con i colori, perché l'affresco è un colore che si fa direttamente e velocemente, e quindi le velature, tutte quelle cose avvengono man mano che si va avanti. Anche il colore stesso, alle volte è più caldo, più freddo la temperatura e si raggruma o si stende in maniera diversa. E perciò tutto avveniva spontaneamente, è vero? Se per caso però avevamo una brutta giornata, le cose si complicavano. Per quanto riguarda la pittura, io appunto mi sono affidata alle memorie dei ragazzi di allora che si incontravano in questi luoghi, anche con giochi abbastanza vivaci, tipo bande che si scontravano e avevano di che raccontare. Quindi l'argomento principale per me è stato il racconto. Diciamo, è uno spaccato di vita di allora, che proprio questo è un punto di incontro. Come al tempo che fu, visto che le strade portano una a Maniago Libero, una a Valpiccola, una al Castello, una in piazza, questo era veramente, dobbiamo immaginarlo, un posto vivace. Allora io ho posizionato il Gesù al centro, perché questa è la chiesetta del Paternoster, quindi io l'ho posizionato così tra i bambini, tra i ragazzini che gioca assieme a loro e che non è che giochi ma si rinfresca, ma con la mano protegge questi giochi un po' pericolosi, di bande un po' scaldinose. Alcune di loro ha fatto un arco con quello che si aveva, poi cerca di colpire quello che cade, quindi sì, sempre un gesto un po'. E poi ci sono delle bambine, anche loro abbastanza agguerrite, magari delle fazioni opposte sugli alberi, non erano bambine come adesso. E poi c'è la civetta che guarda, che è un altro elemento popolare, e avevano sempre un significato un po' ambiguo nelle filastrocche popolari. Poi c'era chi pescava qualcosa, ma soprattutto davanti qua alla scena vede i due protagonisti che appunto tendono le cosiddette legnole e le trappole con i bastoncini con il vischio sopra per gli uccelletti che andavano ad abbeverarsi. Questo spaccato di vita di allora prosegue sia a destra che a sinistra, dove ho posizionato il castello in questa parte estrema e lì appena appena si vede Maniago Libero con la sua chiesa. Perciò queste erano le attività di quell'epoca. C'è chi saliva con i cacciatori, con i cani che sicuramente si sarebbero abbeverati alla fonte, poi chi con i fasci, chi con la legna. Questo, diciamo, gorgoglio d'acqua proseguiva anche fantasticamente lungo i campi e su questo lato.
ho fatto i buoi, quindi le signore con i secchi di rame e poi qui ci sono le pannocchie, la signora che le sta spellando. Invece da questa parte l'acqua che era non solo fonte di energia e di vita e di gioco, eccetera, serviva anche alle nostre officine e quindi questo nel racconto è quanto.